Vedi, queste sono le mancanze. Non c'è Bonucci, non c'è Chiellini. Carone, Peluso, De Ceglie. Quella parte destra dell'attacco viola deve essere la chiave della Fiorentina. Qui Viviano ha fatto un'altra parata con la palla di Lichtsteiner che è girata all'ultimo. Una bella parata anche questa. Questi palloni, la presa di mezzo collo esterno. Attenti allo svizzero perché in questo mese ha fatto lui la Juventus. L'ha fatta da sé. Che succede? Si ribatte il fallo laterale, si è fatto male qualcuno. Bizarro. Però non credo sia un problema quanto... Sì, è un problema. Problema alla coscia sembrava. Qui nasce invece, non vorrei avesse un po' di sangue, l'ho visto correre normale. Sì. Vabbè, cercheremo di capire, vai. Fiorentina adesso in 10, bordo campo c'è proprio, attenzione perché la palla al limite, Vucinic destro! Rete gol della Juventus. Mamma mia, che super destro regalo di Vucinic. Errore di Roncaglia. Che regalo! Errore di Roncaglia e gol della Juve. Il regalo è cominciato dal rinvio di Viviano perché senza Pizarro in campo non metti un pallone centrale in quella maniera lì. E poi Roncaglia. Corretta ragazzi. Lettura, professore, bravo. Roncaglia che di testa l'ha messa in un rinvio, ha provato a rinviare, l'ha messa sui piedi di Vucinic che da fuori area ha sparato un destro incredibile. Forse non era una profezia difficilissima, ma i montenegrini stanno decidendo la partita. Stanno decidendo la partita. E anche Jovetic sta giocando bene. Secondo me sono i due migliori in campo. A partire. Insieme a Borja Valero. 21esimo, Juve in vantaggio, ma non farei un dramma, perché comunque la Fiorentina è viva. È viva e adesso si ripropone subito davanti con Jovetic. Qui forse c'è il fallo, ma Jovetic vince il contrasto, la mette fuori, vediamo chi c'è. Purtroppo Romulo è in ritardo, deve rincorrere la sfera dalla destra, può rimettere in gioco Quadrado. Arriva la pressione, ecco, brutto fallo di Vucinic. Brutto fallo di Vucinic da dietro, ci può stare anche il giallo. E ci starebbe, qui ha ragione Quadrado. Quadrado lo sta chiedendo. Questo era intervento da giallo, nettamente. Da giallo. Fammi un po' rivedere Viviano. Sai, è comunque su un'azione che sta uscendo, eh. Ha fatto male Vucinic sul fallo, guarda. Sono contento, devo dirti, non mi dispiace. Non è che mi dispiace. È uscita dal cuore questa proprio. Se non fa scena, perché di solito uno fa il fallo e poi fa finta di farsi male. Lui, quello è il ginocchio. Ho giocato un pochino anch'io. Quello però è il ginocchio dove lui lavora, sta tanto con le infiltrazioni, perché non ce l'ha assolutamente a posto. Proprio il ginocchio. Sì, si tocca il ginocchio. C'è Anelka in panchina, tra l'altro. Anelka si sapeva. C'era già domenica. Lo metterei al posto di Vucinic. C'è anche Giovinco prima, c'è Quagliarella prima. Adesso vediamo che cosa combina. Ma si rialza, intanto c'è calcio di punizione buono per la Fiorentina perché siamo sui 40 metri, ci sarà un bel cross volendo per la Fiorentina con gli uomini già in area, c'è Savic, c'è Toni, c'è Jovetic, cammina normalmente Vucinic, credo sia stata un po' una scenetta del Montenegrino. Ha fatto la scenetta, dai, aveva paura della munizione. Ecco il calcio di punizione, lo batte Borja Valero, vediamo se Gianni Vio fa un regalo ai Viola anche a Torino con i suoi schemi. Tutti dentro, tutti fuori, ora sono tutti in fuorigioco, ma schizzeranno fuori, entreranno altri. Ecco il movimento, Borja Valero la mette, Toni anticipato, era buona la palla, precisa sulla testa dell'attaccante della Fiorentina. Prova a ripartire la Juve, attenzione, Pirlo chiuso da Borja Valero in maniera splendida. Poi Quadrado, occhio a non perderla lì, bravo a toccare per Pizarro che ha modo di ragionare, apre sulla sinistra, taglio per Toni, troppo lungo. Tanto Vucinic è uscito, Juventus momentaneamente in 10, ma non lo so, vedremo. Peccato questo gol di Vucinic perché comunque, peccato perché comunque le occasioni erano 3-2, voglio dire, partita aperta, nessuno che comandava più di tanto. Però vedi, la differenza è che quando hai giocatori abituati a recitare determinati ruoli, hanno un'occasione e te la sfruttano subito. Tu quel tipo di giocatore ancora non ce l'hai. Roncaglia chiude bene Vucinic, ma non riesce a salvare l'angolo. Dunque calcio d'angolo per la Juventus, 23esimo in corso. Ora vedremo il carattere della Fiorentina, perché... Questa è una partita dalla quale togliere gol, tante domande, sai, tante. Il carattere, Rafa, prendere gol mentre stai giocando bene è brutto. Batte Pirlo il calcio d'angolo, tanti uomini in area, tanto traffico. Mazzoleni infatti va a gestire, cercare di fare un po' il vigile soprattutto su Gonzalo Rodriguez e Vucinic. Borja Valero guarda Matri, Pasqual guarda Barzagli, Pirlo chiama anche uno schema, attenzione agli uomini fuori dall'area.
Pirlo va nel mezzo, libera ancora una volta Supertoni che di testa in aria le prende tutte. Forse c'è fallo su Roncaglia, sì, spinto da dietro, e allora batte Viviano questo calcio di punizione, fallo di De Ceglie dentro l'area di rigore della Fiorentina. C'è un minuto prima di andare alla pubblicità, voto alla partita, professore. Partita, eh? 8. Michel. Sì, 7 e mezzo. Raffaello. 8. Tommy. 8. O sei troppo dentro la partita per poter raccontare? No, questa bella, è la partita bella, che si fa raccontare. Bella, bene, bella giocata. Bella. Con bella predisposizione da parte di entrambi. Dai, con questa azione poi andiamo in pubblicità. Parte Cuadrado, però non riesce a partire, allora tocca per Savic. Borja Valero molto spostato sulla sinistra, avanza, va a puntare Vidal, solito duello, le finte dello spagnolo sono positive, però Vidal non lo molla e infatti costringe lo spagnolo a tornare indietro da Savic. Adesso la Fiorentina non ha tanto spazio, anche perché insomma la Juve dopo il gol giustamente si sta chiudendo. Quadrado parte, accelera per vie centrali, tocca per Roncaglia che è avanzato, prova il destro da fuori, ribattuto, ancora Quadrado, Roncaglia da fuori, c'è Romulo, c'è Romulo larghissimo, Quadrado se ne va steso, questo è giallo, eh? Questo è giallo, l'arbitro però non lo tira fuori nemmeno questa volta, questo su Marchisio, questo doveva essere giallo, come ora deve essere. Comunque, la pubblicità Quadrado, ragazzi.